a voi e benvenuti nella prima risposta della pseudoserie Non ci ho capito un cassiopea No, in realtà l'ho cambiata perché non ci ho capito un cassio Oh, per non essere volgari non ci ho capito proprio un cazzo di niente Benvenuti nel mio mondo di test, guardate che che, che malato mentale Sì, 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 mi si è buggato l'altro giorno quindi questo qui è soltanto, sono 5 minuti del mio tempo Dunque, la maggior domanda Uh, credo una decina di commenti a riguardo è stato sul sistema ibrido Applied Energistic and Logistics Spy E quindi sono qui a spiegarvelo molto molto brevemente Allora normalmente Normalmente noi abbiamo una cesta di destinazione Che è tipo questa Noi mettiamo le cosine prendiamo della dirt Ecco qua mettiamo le cosine qui dentro un quick sort le manda a, in base al sistema di priorità dentro le nostre chest magari qua c'è un uh, vogliamo fare le cose fatte bene ma sì, facciamo le cose fatte bene che non fa mai male magari qui dentro c'è a me una chest ecco qua Vieni qui c'è un polymorphic polymorphic yep e c'è un provider eccoli qua, sempre moduli della logistic con dentro della dirt quindi il nostro sistema vede se ci mettiamo qui dentro il quick sort quick sort il quick sort eccolo qua vede che là dentro c'è una destinazione e gli manda gli oggettozzi oh ma è fantastic se abbiamo un request logistic pipe lo mettiamo qui ci rinchiamo questo ci rinchiamo questo ci lo rinchiamo questo perché non mi si link? ah perché si va Va fatto a quest'altro Aspettate Aspettate Eccolo qua Remote Vabbè questo è un request logistic pipe Io volendo posso craftare questo eh, Che ho messo qui dentro al logistic crafting table Vedete ho messo la recipe della fornace Se clicco sul fornace mi dirà probabilmente Ehi mancano 8 di cobblestone Ma se metto qui almeno uno di cobblestone Eccolo qua E poi io sto per cacchietti miei E metto dentro l'impianto Due stack di cobblestone Stack di cobblestone dove sono? Vieni qua Finiscono dentro questa chest E quindi Noi possiamo andare a chiedere Di craftarci Una fornace Eccola qua Papam Se usiamo Questo uh, Cosa qua Si chiama Remote order Logistic pipe Voilà E lo linkiamo A un remote order Che è questo cosino qui Plim Allora possiamo Richiederlo A distanza Vedete Richiesta E adesso Dovrebbe sbroccolare fuori Optimus prime Vieni qui Vieni qui. Se ci mettiamo un'altra ender chest di destinazione. Dove sei, dove sei, dove sei? Vieni qua da papà. E, ci mettiamo, e prendiamoci anche un altro end, ender punch. Così scrive punch? La mia ignoranza in inglese è tanta, amici miei. Ender P? No? Ender P, ender P. Ender... Punch, L'ho scritto bene. abbastarda. bastarda. Ci mettiamo l'ender chest qui. E gli diamo un colore diverso, ovviamente, sennò fa un circolo perpetuo non si scrive così cassiopea si scrive cosa ok ci mettiamo che cacchio ne so il porpora che non è porpora è tipo viola linkiamo questa qui adesso se noi richiediamo a distanza con il nostro remote orderer una fornace Essa finirà qua dentro. Tadana, noi la prenderemo a distanza infinita. Wow, fantastico, la logistic pipe è meravigliosa. Sì, è vero, avete ragione. Soprattutto perché questo è eh, extradimensionale, quindi funziona anche nel Nether o in un mondo della Mizcraft. Ok. Ma, ma il sistema di storage è molto molto sorpassato. Quello della applied Energistic, grazie ai storage, è davvero davvero più migliore assai. Quindi noi qui dentro abbiamo della Gobleston. Mm -hmm, mm -hmm. Giusto? Bene. leviamola da qua. Perfetto, e leviamo a me una Svrench e leviamo il quicksort da qui, va bene? Va benissimo, va benissimo. Adesso questi qui noi li leviamo dal Cassiopeia, ottimo. Allora, questa è l'interface dell'appliate Energistic, che è la cosa che ha permesso l'ibridazione tra questi due sistemi. Cosa dobbiamo fare, miei cari ragazzi? Dobbiamo unire il sistema Logistic Pipe con uh, l'interface dell'appliate uh, Energistic. E con cosa andremo a farlo? Andremo a farlo con... No, ho buttato la wrench, sono un pirlozzo. Vieni qui mia fida wrench. Allora, dobbiamo mettere... Abbandoniamo il quick sort per un momento. Dobbiamo mettere un provider per far vedere all'impianto cosa c'è dentro. Vediamo un po' se da funziona già così. Sì, ci dice che c'è della dirt 62 e che possiamo craftare una fornace. Ok? Guardiamo... Da 62 di gobleston E effettivamente possiamo craftare una fornace Lui non lo vede Perché? Perché questo non è collegato Nella maniera giusta Se lo collegassimo qui Ecco qua Adesso anche questo Se non va vale del razio Perfetto Vede la fornace Quindi noi lo possiamo craftare Da qui E lo prendiamo Oppure lo possiamo craftare da qua E lo prendiamo. Come potete vedere vengono estratti tramite il provider che gli fa vedere cosa c'è qui dentro. Vengono estratte la cobblestone dall'Appled, finisce nella logistic per ritornare all'applied o in questo caso sgargamercelo di fuori. Ma, attenzione, se noi poniamo una, uno di quelli che vi ho fatto, ho fatto vedere, eh, vedere prima, i Remote Order Logistic Pipe, e ci mettiamo l'ender chest di un, di un altro colore. Perfetto. Possiamo ordinare a distanza, però magari linkiamolo, ecco qua, possiamo ordinare a distanza il crafting delle fornaci. Bene, detto ciò, come facciamo a far vedere all'impianto Uplid in maniera intelligente che laggiù ci stanno degli oggetti? Semplicemente mettendoci qua dei... Eh, come si chiamano? dei de, 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 de crafting logistic pipe oppure degli item sync. Allora qui apro e chiudo una parentesi perché mi sto spiegando male. Adesso il nostro sistema Logistic Pipe vede cosa c'è stoccato nell'upled. E il nostro sistema Upplet vede cosa c'è nella furnace, ma noi certe volte vogliamo mandare, prima del, diciamo, del, di metterle in stocking, vogliamo mandare degli oggetti a craftare oppure a lavorarsi. Facciamo un esempio pratico. Furnace, prendiamo quella elettrica e ci mettiamo... No, non prendiamo l'elettrica, prendiamo quella della, 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 della... Prendiamo quella elettrica <ride> yeah, yeah, yeah. E ci mettiamo La là, là. Ci mettiamo qui qua E qua, sto facendo un casotto ma È soltanto per farvi vedere Ci mettiamo l'electric furnace e sopra Hoppela 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 Gli mettiamo un item E gli diciamo che cacchio ne so Mo Adesso normalmente si fa con il con gli ore, Ma noi usiamo la cobblestone Che voglio che l'ore Che è la cobblestone Vada dentro questa fornace e che poi successivamente venga estratta quindi dovremo andare a prendere un MK1 che non si chiama MK1 ma si chiama Marcus Cron 1 Eccolo qua E dentro Dentro a questo ci dobbiamo mettere un extractor module Ci possiamo mettere il, quello normale Che leva un tot ogni secondo Oppure il 3 che è tipo Super vera velocissimo Ed eccolo qua Allora se noi mettiamo dentro della cobblestone Vediamo cosa succede ci mettiamo anche degli upgrade, altrimenti facciamo notte. E gli diciamo al bastardone di guardare sopra. Vediamo un po'. Mm. No, lo vuole da, lo vuole, la presa in questo caso è da sopra. Ah ovviamente per ogni mod è diversa, ad esempio la MechanisM ha un'uscita diversa, che sia, cioè o, o questa è l'input o questa è l'output, non può essere tutte e due. In questo caso ho toppato perché ho dimenticato che l'ottima Industrial Craft può, per la, per la logistic pipe, va settata in questa maniera. Ci mettiamo l'extractor module e dovrebbe adesso averlo preso di default. Ah ma certo perché non l'ha preso, giusto? Che faccio, è l'errore che fanno un sacco di ragazzotti. Adesso ve lo spiego. Perché non lo sta prendendo? Non lo sta prendendo? L'ho settato su? No, perfetto, non ce l'ho messo. Allora, questa roba rimane qua dentro perché l'extractor module non vede nessun inventario dove mandarlo. Mi spiego. L'input del crafting logistic pipe è questo: o vedo della roba, la prendo, me la mando e la rimando dove l'ho presa, quindi in questo storage. Ok? Ma lui sta semplicemente cercando un posto dove mandarla, ma non lo trova. Normalmente sarebbe se non ci fosse una chest con dentro la stone: sarebbe la, la chest primaria con il quicksort, ma in questo caso non ce l'abbiamo. In questo caso dobbiamo mettere un item sync. Dove sei, mio buon item sync? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccolo. Ruttato su sì. E adesso, se non andiamo in razio... Ah, già, già me l'ha presa. Bastarda, vediamo un po'. Adesso mi viene preso. E va a finire dentro. Perfetto, proprio quello che volevamo. Quindi questo, Leviamolo dal cascio. Perfetto, qui dentro finirà la Goblesson. Attenzione, l'item sync uh, è un sistema di priorità. Ma influenza soltanto gli oggetti che già stanno nell'impianto Quindi non è che andrà a prendere la cobblestone da qua dentro Infatti come potete vedere rimane tale Normalmente eh, se ci fosse Andrebbe tutta lì dentro Come mai? Perché? Perché il, la Logistic Pipe funziona a un sistema di priorità da dammi, dammi 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 dei cavi Eccoli qua Per cui se io qui ho qualcosa che manda dentro al sistema, nel momento che l'oggetto è nel sistema, andrà a finire in tutti gli idem sync con un sistema di priorità che, se l'idem sync è filtrato, come in questo caso, è maggiore la priorità di un item sync non filtrato ma routato su C sì, cioè tutto il resto mi spiego meglio se io metto della cobblestone qui prima andrà nell'item sync filtrato con la cobblestone e solo dopo o se trova pieno oppure se non lo trova andrà nell'item sync con tutte cose perfetto? perfetto tutto il resto è noia o tutto il resto ha priorità più bassa salvo poi determinati moduli che poi vedremo nel let's play se ce ne sarà bisogno Um, non manca altro da dire che il motivo per cui un sacco di ragazzi non riescono a fare questo impianto e dicono Marcus, sì è vero, funziona tutto. Se io metto un Obsidian Pipe... Dove sta l'Obsidian Pipe? Obsidian... Purtroppo non vedo perché ho il super microfono davanti. Se io metto un Obsidian Pipe qui e ci tiro la cobblestone... Eh, la cobblestone va dove deve andare, sì sì, va a cuocersi, poi se è troppa Marcus, va... Um, come si dice? Va, va dentro qui, eh, cioè... Ok. Vedete? Ma perché non mi partono le cose da qua? Perché ragazzi, non dobbiamo mettere un quicksort, perché il quicksort normalmente vedeva il polymorphic, ma il polymorphic non vede l'interface, non vede quello che c'è dentro l'interface. Semplicemente nella cesta di destinazione dobbiamo mettere un extractor module, ok? Quindi tutto quello che c'è qui dentro, tutto quello che c'è qui dentro, dirt, verrà preso e mandato nel sistema, nel momento in cui il sistema starà alle nostre, alle nostre alle nostre priorità. Quindi se c'è un item sync lo manda un item sync, se non c'è lo manda sul item sync adottato su C e finirà qua dentro. <coughs> ok? In qualsiasi momento poi noi vogliamo craftare qualcosa, sarà facilissimo come bere un bicchiere d'acqua e lo possiamo richiedere a distanza con quel request là. Quindi, ricapitolando, sulla cesta di destinazione, quindi la cesta di smistamento, extractor module. Poi colleghiamo il tutte cose con un provider module per fargli vedere cosa c'è dentro e un ident sync lottato su C sì, in modo che tutto quello che non ha diversa destinazione vada qua dentro. Altrimenti la roba, ragazzi, ve lo faccio vedere subito. Rimane qua dentro. Vedete? invece se io gli dico ehi manda qua dentro la roba lui PIM ok ottimo infine ci mettiamo un request logistic pipe per poter far vedere ai due impianti che possono richiedere oggetti tramite il provider um, da craftare se abbiamo il crafting una cosa da dire è che la logistic Può craftare con le cose dentro l'applied ma l'upled non può craftare con le cose dentro la logistic purtroppo Tant'è che io nel mio let's play visto che ho bisogno di request a distanza Uso solo auto della logistic quindi non uso il casermone gigantesco uh, Infine per richiedere request a distanza abbiamo bisogno di un remote order logistic pipe Da linkare, vedete qua sotto connect to pipe, al remote order che è questo cosino qua Attacchiamola a un ender chest di destinazione e noi in qualsiasi momento nel mondo potremo prendere le cose che abbiamo ordinato. Sto qui e mi serve, che cacchio ne so, le mele come faccio solito, di sol solitamente nel mio let's play, oppure 30 pezzi di stone. Il sistema provvederà a farmela avere. Ta da! Ragazzi, spero di essere stato chiaro. In realtà è abbastanza chiaro, l'unica incertezza che c'avevo era su questo perché non ricordavo dove l'ho messo. Se lo mettete in congiunzione con un'altra cosa, lui non sa dove scegliere, ma se vede un'uscita la butta qua dentro. Se io questo lo levassi, lui me lo butterebbe addosso, dal lato dove gliel'ho chiesto, perché pensa che sia una persona. Invece così glielo mandiamo dentro all'ender chest. Bon, 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 bon. Vi ricordo che sotto questo video è l'occasione che avete per scrivere mm, o chiedere, meglio, o per meglio, per meglio dire, chiedere eh, approfondimenti sulle mod che ho trattato, sulle cose che ho trattato, ragazzi. Se ancora non le ho trattate, non me le chiedete, anzi, chiedetemele di farle nel let's play. Um, nel let's play della Tech and Be Craft, e qui abbiamo delle witch che muoiono. Adoro i cavi del lenderio, sono complicaterrimi, costosi, ma li adoro. Il Tesseract è troppo banale, però è bello pure quello. Vabbè, um, io vi sallustro, vi ricordo di lasciare un commento nel caso in cui ci, ci sia qualcosa da spiegare o che necessita una spiegazione più approfondita, perché questo video, questi, questo tipo di video, verteranno sui vostri commenti. Bella per voi, io sono Marcus Conn con la schiena di tonto, io vi sallustro, ciao!